Buongiorno a tutti. Oggi, cioè, vorrei presentare questa macchina un po' particolare perché non ci capitano molto spesso. Questa è Panon Wildlux F8. Il Panon Camera Shoko è stato fondato nel 1952 e la prima macchina è stata fatta 35 mm e è stata costruita nel 1958. Poi FV, che in realtà questi 6 anni cosa hanno fatto? Hanno fatto anche alcuni modelli, però aveva problemi di reperire obiettivo e quindi sono andati a cercare dalla Konica, eccetera, cioè in effetti i primi montavano Hexanon. Bene, poi dal 58 ci sono anche tanti modelli FV, eccetera, eccetera, F6, cioè poi F7, finalmente questo è l'ultimo modello, F8. Sembrano questi 30 anni non avessero fatto un grande cambiamento. In realtà no, non è vero, perché hanno fatto, migliorato soprattutto il movimento di rotazione, cioè omogeneità di questo, diciamo, questo quello che hanno migliorato. Monta questo qui. Un bellissimo obiettivo 26 mm f2.8 l'ax e messa a fuoco, questo qui è fisso a 5 metri. F8, questo qui mette a fuoco da 80 cm fino all'infinito. Ha tre tempi, un quindicesimo, 125esimo e 250esimo. Ma com'è possibile che faccia 140 gradi? 140 gradi è così, eh? E quindi se fotografando, cioè no, se uno impugna così, cioè fotografa anche il dito. Ma veramente com'è possibile questa, diciamo, lente rotante e che faccia fuoco da proprio 140 gradi? E questo è, faccio vedere perché. Guardate, pellicola, ok, pellicola, la parte della pellicola, cioè rimane tutto curvato, quindi ogni angolo, il punto di, diciamo, la distanza dall'obiettivo alla pellicola è uguale, perché il piano di pellicola è tutto curvato. È bellissima, cioè veramente fantastico. Cioè questo va messo qua sotto e poi cioè da qua sotto e passa qua e poi cioè passiamo anche qua sotto, così via. Ok, quindi vedete, è tutto curvato, quindi ogni punto messo a fuoco è corretto. È un grandissimo, grandissima macchina. Poi quindicesimo, e quindicesimo è questo, è il movimento, no? Ok, questo è il quindicesimo. A mano libera ce la faremo? Ma sì, cioè, prima volta io l'ho fatto, al mio stupore, io l'ho messo subito in verticale, quindicesimo, io ho detto ma sì, cioè qua, cioè verrà, perché una posa così tanto lunga non è un quindicesimo, perché 1001, 1002, 1003, 1004, sì, cioè più o meno 3 secondi, ci metti 3 secondi, 3 secondi, cioè tu cioè, devi tenere, cioè no, cioè fermo, e vengono bene. Cioè poi andiamo a 125esimo, adesso, e beh, sì, cioè passa un po' più veloce. Vediamo 250esimo com'è. Questo mi sentirei più mio agio, 250esimo. Ok, bene. Poi il filtro, e questo è molto interessante. Il filtro di corredo va messo in questa maniera, cioè proprio inseriamo qua e poi mettiamo. Quindi per fotografare bene con questa macchina, ideale sarebbe avere una specie di impugnatura,
meglio ancora se tu metti sul cavalletto, assolutamente è necessario. In realtà questo 140 gradi è anche per ne abbiamo visti tanti grandi fotografi che hanno utilizzato anche per street reportage, mettere due scene nello stesso fotogramma contemporaneamente. Questo è una grande dote, cioè un fotografo deve avere, oppure un bel albero, cioè una verticale, cioè ci sono anche tanti modi per utilizzare questa, ma soprattutto chi utilizza questa macchina per street, io lo adoro. Non so, Paolo Pellegrini, ma grande Paolo. Paolo quando fa panoramica, lui non utilizza Panon, cioè utilizza l'Inhof 6x17, credo, o anche Kudelka, cioè ci sono tanti che utilizzano panoramica. Loro hanno capacità di vedere, cioè proprio scene, proprio due, tre o una scena completa, ma uno deve avere una visione pazzesca, cioè adoro chi ha questa capacità di vedere questo scenario. Tano D'Amico, lui utilizza 35 mm, ma taglia così. Panoramica è una tecnica molto interessante e molto avanzata, devo dire. Bene, grazie dell'attenzione. Ah sì, e poi questo è del 1988, poi c'è pochi anni dopo, cioè Panon ha chiuso, purtroppo. Anche questa fa parte della storia di fotografia. Grazie dell'attenzione. Buona giornata.